posizione, come dicevo prima, nella classifica per quanto riguarda la spesa sociale. Questa, come si vede, si vede male, scusate, vediamo se riesco a spiegarla perché è importante. Sì. Allora, volevo dire questo, qua purtroppo si legge male, non sono in unità di un computer, si legge bene, non si legge male. Allora, solo un esempio, gli addetti ai lavori capiranno bene, ma allora, la titolo è la 162, fa risparmiare la spesa pubblica. Abbiamo qui estratto i piani della 162 con al di sopra dei 34 punti nella scheda salute. La scheda salute è una scheda che indica in qualche maniera la gravità della persona, che parte da 0 punti. Io potrei avere 0 punti perché è vero che non ci vedo bene, ma con le lenti posso correggere, 0 punti fino a 50 punti, che sono le persone allettate, intubate, che assolutamente non si possono muovere, che non possono parlare, eccetera eccetera eccetera. Quindi questa è una cosa. 34 punti è un punteggio alto di persone che, se decidessero, potrebbero andare in una residenza sanitaria assistita, cioè quindi dicono vabbè, oppure i familiari che decidono li possono trasferire. Lo voglio dire per capire quanto è importante anche per la scuola pubblica. Allora, per le persone di sopra i 65 anni, le persone che hanno questa situazione sono 4.527 sopra i 34 punti, con un costo medio con la legge 162 di 3.712 euro, e il totale complessivo sono 16 milioni di euro. Allora, vado giù, le stesse persone, se andassero in una RSA, costerebbero come minimo il 40% della spesa, se non di più, costerebbero 22.000 euro a testa, con una spesa alla fine totale di 99 milioni di euro. Quindi, come potete vedere, passiamo da 16 milioni di euro a 99 milioni di euro, cioè la spesa pubblica sarebbe di 99 milioni di euro, invece adesso con la 162 è solo, tra virgolette, di 16 milioni di euro. Questo vale anche per sotto i 65 anni, cioè le persone spenderebbero 20 milioni di euro, spendono 20 milioni di euro adesso che sono nella legge 162, si spenderebbe, se fossero in residenza, si spenderebbe 46 milioni di euro. Quindi, al di là di ogni altro ragionamento e dei diritti umani di ciascuno, anche cinicamente noi possiamo affermare che conviene investire sul fatto che le persone stiano nel loro domicilio. Conviene, non abbiamo il buon cuore o facciamo beneficenza, no, conviene, questa è la cosa. Questo è il costo di letto residenziale, è un dato significativo, nel senso che la media nazionale è 8,3 posti per 1000 persone nelle residenze, la media Sardegna è 4,1. E allora qualcuno, qualche anche operatore, anche politico, dice beh, siamo indietro, siamo sottosviluppati, invece la nostra lettura è che noi siamo super sviluppati, perché siccome facciamo quel lavoro da 10 anni, le altre regioni non lo fanno, noi non abbiamo bisogno di tutti questi posti di letto, e infatti così è la verità. Allora, questa è solo una indicazione per dire perché muoversi per queste cose è una cosa importante, quindi per quale motivo, perché se noi guardiamo i dati di come le persone diventeranno anziane, nel 2065 ci sarà il 62% di anziani in più. Addirittura, appunto, la composizione della popolazione sarà nel 2030, per esempio, si passerà dagli attuali 12% della popolazione, si passerà al 16%, e nel 2065 ci sarà il 20% della popolazione che sarà sopra i 65 anni. Cioè vuol dire che la questione della zona di sufficienza diventerà ovviamente molto più grande. Allora, ci stiamo muovendo per tempo, almeno da noi in Sardegna. Quindi è importante che questi argomenti riguardano poi tutti, non riguardano solo i non autosufficienti. Allora, stavo parlando di istituzionalizzazione. C'è stato un tentativo che abbiamo bloccato il Consiglio regionale di aumentare i posti per istituzionalizzare le persone. Questa giunta ha portato un provvedimento in commissione e ha detto bene, facciamo così, con questo articolo di questa legge di riforma sanitaria, disposizioni urgenti, spostiamo i posti in letto per stare in istituto, li portiamo da 1.600 a 4.500.
dice non si, nessuno ha capito perché, dice però hanno voluto questa norma, hanno cercato di avere questa norma e la spesa sarebbe arrivata a 180, questa spesa per aumentare 180 milioni di euro. Siccome la spesa è soprattutto sanitaria, questa spesa in pratica non sarebbe vista, perché succede così, nel senso che sul fondo sanitario, che è un fondo da 3 miliardi di euro, si ripiana, cioè nel senso si spende, poi si ripiana, se si disavanza. Sul sociale invece si sta sempre col mirino. Quindi che cosa si fa? In più si creava una situazione nella quale le persone con disabilità sarebbero state orientate ovviamente ad andare in istituzioni, quindi non arrivare nella casa loro, non nel loro territorio, non essere stati domicili, ma perché? Perché ci sono interessi, lo dico perché questa abbiamo fatto una battaglia campale, la maggioranza ha dovuto ritirare il provvedimento, perché capite bene che voleva dire, poi alla fine ci avrebbero detto, vabbè, le persone non autosufficienti ma non possono scegliere, devono andare lì perché bisognava riempire i posti. Sull'ISEE, una battuta, ho detto prima una cosa velocissima, sull'ISEE sapete che c'è stata la causa, è stata vinta, lo dico velocemente, qualcuno ha detto, beh vabbè però l'ISEE personale praticamente favorisce i ricchi, quelli ricchi. Allora, io l'ho spiegato, l'ho detto a un nostro collega, anche in maniera un po' forte, che è ex sindaco di Sassari, e diceva no, ma non si può fare l'ISEE personale perché favorisce i ricconi. I ricconi cosiddetti, quelli al di sopra di 80.000 euro di reddito, sono 74 su 33.000, ma tagliare in base al reddito familiare l'ISEE colpiva 5.000 persone che avevano un taglio, che guadagnano 9.000 euro di euro all'anno, non al mese, cioè era una follia, oppure colpiva 2.200 persone che avevano un reddito di 14.000 euro all'anno, non, cioè ripeto, era mantenere la questione dell'ISEE familiare era un grande errore. Velocemente vi dico i titoli di questo studio che stiamo cercando di fare in Sardegna. Allora, negli Stati Uniti c'è una grande tradizione, sapete che la situazione sanitaria negli Stati Uniti è un po' critica, no? Nel senso che o sei assicurato, se no rischi. Noi su questo, lo dico qui, sappiamo i problemi della sanità, bisogna sempre impegnarsi sul territorio, quello sì, però sappiamo, dobbiamo essere un po' contenti del sistema italiano che è basato sulla fiscalità generale e non è basato sul fatto che chi ha più soldi ha più cose, chi ha meno soldi ha di meno. Quindi tutti possono andare nell'ospedale pubblico senza gratuitamente, eccetera, eccetera. Allora, sulla questione dei caregiver, cioè chi sono i caregiver? Sono le persone che stanno intorno alle persone con disabilità, che danno una mano, che possono essere i genitori per i figli, o i figli per i genitori, o i parenti, o il compagno, o la moglie, il marito, la compagna, insomma, queste sono le situazioni che, come dire, individuano i caregiver, quelli che fanno ovviamente un lavoro familiare gratuito, però negli Stati Uniti hanno detto, ma quanto vale questo lavoro? Cioè, se fosse lavoro, qual è la ricchezza non materiale che viene prodotta dalle famiglie? E allora hanno fatto un bello studio e hanno scoperto che i caregiver negli Stati Uniti sono 44 milioni di persone e producono un valore che non entra nel PIL, nel prodotto interno lordo, ma è un valore reale di 306 miliardi di dollari di servizi, chiamiamoli così, sostitutivi, perché sono naturali, però è un valore. E ognuno a un valore di 6.954 dollari ogni persona. Io vi dico, questo è uno studio che non è ancora certificato, ma lo stiamo portando avanti. Allora, qual è la situazione invece in Sardegna? Perché in Sardegna noi abbiamo dati, accediamo ai dati e abbiamo un po' di... Ecco, noi abbiamo scoperto che i caregiver in Sardegna sono circa 75.000 persone, un po' di più. E adesso vi farò vedere come che abbiamo scoperto che i caregiver in Sardegna, cioè i genitori, le mamme, i papà, producono, oppure le mogli, insomma i figli, i fratelli, quelli che sono intorno, producono un valore per la società sarda di quasi mezzo miliardo di euro, quindi insomma sono mille delle vecchie miliardi di lire. Allora, e che il valore di lavoro di ogni caregiver è di 6.600 euro, un po' simile alla situazione americana. Ve lo dico velocemente, è importante questa cosa qui perché anche per le famiglie direttamente interessate lo sappiano che stanno rendendo un servizio pubblico e per le autorità
che sono qui per noi politici, ma per gli assessori sanno, lo sanno già perché ho sentito i discorsi in cui non c'è bisogno, però anche da un punto di vista che chi, come dire, si prende carico è una risorsa mica per quella famiglia, sono affari suoi, sono cose private, ma è una risorsa collettiva. Adesso lo spiego perché. Perché, per esempio, nel caso Sardegna noi abbiamo investito 110 milioni di euro, per esempio qua solo la 162. Abbiamo stimato che è emerso il lavoro nero e con i maggiori consumi, quindi si paga più IVA, si paga più IRTA, ovvero si paga più, poi ci sono le assicurazioni, si paga più INPS, rientrano già in prima battuta 45 milioni di euro alla fiscalità generale. Quindi si investono 110 milioni di euro, che poi sono 116, ma 45 rientrano. Allora, i piani finanziati è scritto, i posti di lavoro sul territorio part-time sono 15.000, Lili Bruna dell'Osservatorio Industriale di Cagliari dice, dell'università, dice no, sono 17.000. Io voglio essere prudente e dico sono 15.000, parlare, ma ovviamente. Allora, qual è la questione? Poi ovviamente qualcuno, se c'è qualche mamma o qualche papà qui o qualche figlio che convive con persone con disabilità grave, forse si farà qualche risata dopo, ma allora, la situazione, vi dico velocemente il calcolo, le ore che sono fornite come servizi 162 sono più di 12 milioni di ore, poi ricordatevi, per chi non lo sa, la 162, il nostro modello, non fornisce soldi e uno può fare quello che vuole, si compra di poco ore, la macchina nuova, ma servisce, fornisce servizi in base al lavoro, quindi c'è questa questione della ricaduta occupazionale che non fa schifo per nulla, però soprattutto in questo periodo. Però, come dire, quindi sono 12 milioni, più di 12 milioni di ore. Ogni famiglia, che ce lo sa, comunque non ce la fa, non è che basta, certo, avere, che ne so, nei casi più gravi, 4 ore di assenza al giorno, insomma, è una bella cosa, però se poi le altre 20 ore ci devi pensare tu, è chiaro, no? Allora, come dire, è chiaro che altri soldi vengono messi in giro, non, e quindi ha ancora altre 7 milioni di ore aggiuntive. Per un totale, come dire, di ore che vengono messe in campo sono circa 20 milioni di ore all'anno in Sardegna. Quindi il rientro tra IRPEF, IVA e INPS lo stimiamo intorno ai 60 milioni di euro, cioè si investono 116 milioni e rientrano comunque 60 milioni di euro alla fiscalità generale. Allora, vi faccio queste due tabelle, poi questo passaggio è concluso. Allora, come abbiamo valutato? Abbiamo valutato, dice, ma quanto l'abbiamo valutato il lavoro dei caregiver, cioè della mamma, dei padri, dei figli che fanno... L'abbiamo valutato a quanto? L'abbiamo valutato con una cifra un po' ridicola, ma proprio per tenerci prudenti, per non dire stupidaggini, l'abbiamo valutato a 3 euro all'ora, non esiste.